A sorpresa arriva una notizia clamorosa. Remedy ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Rockstar Games per un nuovo progetto dedicato a Max Payne 1 e 2. Prima di scendere nel dettaglio e scoprire le dichiarazioni del team, come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Ebbene sì, i remake dei primi due strepitosi capitoli della serie Max Payne sono ufficialmente in lavorazione presso Remedy Entertainment, autori di Alan Wake e Control. Come si legge dal comunicato dello studio di sviluppo, il rapporto tra Remedy e Rockstar ha avuto inizio con il secondo episodio della saga ed è pronto a riproporsi per l'attuale generazione di console allo scopo di riportare in vita due tra i più grandi action noir che la storia dei videogiochi ricordi. Sam House di Rockstar Games ha dichiarato di aver accolto la proposta di Remedy per un remake dell'originale Max Payne con enorme entusiasmo. I creatori di GTA sono infatti grandi estimatori dell'opera dello studio finlandese e la possibilità di realizzare queste nuove versioni apre prospettive senza dubbio elettrizzanti. L'obiettivo di Remedy è quello di ricreare le atmosfere, la storia e l'azione dei primi due Max Payne e condurle verso nuovi livelli di coinvolgimento, beneficiando delle potenzialità dei PC moderni, di PS5 e di Xbox Series X e S. Il motore di gioco che verrà utilizzato sarà il Northlight, l'engine proprietario del collettivo guidato da Sam Lake, nonché lo stesso che muoverà Alan Wake 2. Lo sviluppo sarà inoltre finanziato da Rockstar Games, così da garantire una produzione AAA che possa offrire la miglior qualità possibile sia per i nuovi giocatori, sia per gli estimatori della saga. Occorre però sottolineare come il progetto sia attualmente nelle fasi iniziali di lavorazione, di conseguenza l'uscita è presumibilmente ancora piuttosto lontana. Prima di salutarvi, vi lasciamo la parola. Che ne pensate del remake di Max Payne 1 e 2? Quali sono i vostri ricordi dei primi due capitoli? Fatecelo sapere come sempre nello spazio dedicato ai commenti.